L'AM Auto di Gualdo Tadino aggiunge un nuovo pezzo importante alla sua storia, la presenza del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, il taglio del nastro della nuova officina auto che è nella zona industriale di Palazzo Mancinelli, proprio accanto alla Grande Tagina. È l'officina specializzata per le riparazioni auto, non solo. Intanto diciamo che ci sono degli ottimi meccanici, anche se in occasione dell'inaugurazione per questo evento i meccanici sono particolari. Tre ragazze immagini per raccontare quello che è l'attività della nuova auto officina. Il detto lo sapete, donne e motori, gioie e dolori. E così si è scelto tre ragazze immagine, insieme a tanta musica, insieme a quello che è il piacere di gustare un cartoccio di pesce di lago, si è scelto di portare a fare il meccanico a tre splendide ragazze. Ovviamente da lunedì troverete i meccanici, quelli veri, quelli che hanno tanti anni di esperienza e che sapranno prendersi cura della vostra auto e sistemarla nel migliore dei modi. Non c'è solamente l'officina auto, c'è anche la possibilità di avere gomme di grande qualità, come sono le radar, di avere tutto ciò che serve per la manutenzione della gomma, compresa la possibilità di avere il ricovero delle vostre gomme nel cambio estate-inverno all'interno dell'officina. Questa è la sede della M-Auto. Ci siamo visti per l'inaugurazione della sede di questa azienda, il nuovo salone in via Flaminia, e oggi ci ritroviamo sempre in via Flaminia, nella zona industriale di Palazzo Mancinelli, per l'inaugurazione dell'auto officina. Un po' di musica, qualche disco con il DJ che ha tenuto compagnia, la visita alla nuova officina e non manca il modo per fare festa. E come si fa festa quando c'è un'inaugurazione importante? Ovviamente con la degustazione di prodotti particolari come quelli offerti dalla vecchia frittoria che ha offerto dei cartocci meravigliosi di pesce di lago e di patatine fritte. Eh sì, il modo migliore per stare insieme gustando un bicchiere di vino, sempre tenendo conto quello che sono le disposizioni del DPCM per quello che riguarda la protezione dal virus. Numero limitato per l'accesso, ma la festa comunque è garantita. Numero limitato, dicevamo, per l'accesso, per non creare confusione. In fondo, per visitare l'autofficina della M Auto ci sarà tempo, ci sarà modo per assaggiare quello che viene offerto dalla M Auto e per trovare il prezzo giusto in una officina che si prenderà cura di voi. Beh, è stata una bella festa, davvero una bella festa, per dare spazio in un momento così difficile dove fare qualcosa diventa un problema, dove la crisi morde e si fa sentire. Emanuele Moscoloni, titolare della M Auto, ha deciso di aprire un nuovo spazio, l'officina, che così, insieme al salone, insieme al lavaggio, diventa un momento importante. C'è anche uno spazio riservato alle batterie, c'è l'olio in esclusiva Motul per il motore della vostra auto, c'è tanta cura nei particolari e tanta attenzione nel seguire il cliente. Non posso raccontarvi tutto. In fondo la festa alla M Auto continua anche da lunedì, per sempre.